Ciao a tutti gli amici di androidblog.it e agemobile.com. Quest'oggi, come vi dovevo, abbiamo fatto appunto un piccolo focus sulla fotocamera dell'Alcatel Scribe Easy e abbiamo fatto alcune foto, alcuni video. Oggi il tempo è migliorato e quindi di conseguenza sono qui a parlarvi di questo. Perciò andrei subito in galleria e andrei a vedere gli scatti e i video realizzati appunto con il dispositivo. Andrei quindi in fotocamera e andrei a vedere un po' le nostre quello che abbiamo realizzato con il telefono. Allora, abbiamo prima di tutto vorrei far vedere alcune foto che abbiamo realizzato. Ecco. Queste abbiamo sono delle foto realizzate con parecchia luminosità, diciamo con un bel po' di sole, e devo dire che le foto non sono venute male, però quando andiamo a fare uno zoom un pochettino maggiore della foto cominciamo a notare una piccola perdita dei dettagli. Comunque nulla di trascendentale, però diciamo che le foto hanno questa leggera perdita. Ecco, questa è davvero una bella foto, è venuta davvero molto molto bene, e devo dire che questa, nonostante lo zoom, tiene abbastanza bene. E questa più o meno siamo lì. Questa è un'altra foto, diciamo più paesaggistica. Devo dire che anche questa non è venuta niente male. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere il video. Un attimo che alzo il volume. Ah, il volume è il massimo. Strano che il volume sia così basso. Quindi sappiate che quando fate un video con questo telefono il volume è bassissimo. Prima, quando l'ho riascoltato, non ho fatto caso al fatto che il volume fosse già al massimo, pensavo fosse basso, ho detto vabbè, quando andiamo in recensione poi alziamo il volume, e invece è proprio, vedete, io provo ad alzare ma siamo al massimo. Per quanto riguarda invece il video, direi che possiamo anche rivedere un'altra volta. È un video, diciamo, nulla di particolare. Non mi sembra di grandissima qualità, ecco, con i giochi di luce che abbiamo il telefono, vedete, fa fatica a subito riportarsi in zone di luce, zona di mancanza di luce, ha qualche problemino. Comunque il video alla fine non è così malvagio, certo abbiamo visto di meglio su altri dispositivi. E infine volevo chiudere questo focus con due foto, una realizzata, diciamo che la foto è la stessa, solo una realizzata in condizioni di luminosità, l'altra di luminosità scarsa. Questa è la foto realizzata, direi che i contorni di questi libri non sono molto, molto buoni. Questa foto non mi sembra venuta granché bene, mi sembra un po' impastata sinceramente, e se andiamo a vedere la foto invece fatta con scarsa luminosità, direi che la situazione rimane pressoché simile, ma comunque risulta essere un pochino più accettabile visto che eravamo in condizione di luminosità scarsissima. Quindi diciamo, le foto con una scarsa luminosità vengono fatte, diciamo, bene, non in modo eccezionale, ma almeno comunque nonostante la stanza era praticamente quasi buia, siamo riusciti ad avere un buon risultato perlomeno, mentre forse per le foto con tanta luce abbiamo delle foto un pochino impastate, un po' troppo pixelate, specie questa con appunto i libri. Comunque saranno foto e video che poi metterò in inserzione e potrete rendervi conto voi stessi dell'effettiva qualità. Vi ringrazio per l'attenzione, e questo focus termina qui, e ci vediamo sempre su androidblog.it e agemobile.com. Ciao a tutti ragazzi!